Ciao a tutto il mondo, da Stefano Todaroli e Alessandro Brunello. Ciao Stefano, come andiamo? Molto bene, sono arrivato stamattina, sono contento di essere qui perché stamattina c'è qui con noi innanzitutto un grande blogger. Si chiama Gianluca Neri. E lo presentiamo subito. Di un sito che si chiama Macchia Nera, un segno nel web che ha anche un volto. Ciao, come va? Bene, direi, non voglio blogger, quindi nulla facente, lo sapete già. In realtà non voglio togliere spazio al vero protagonista di questo incontro, che poi sarà lo scrittore che vado a intervistare. Voi sapete, sia qui che da casa, che attraverso il sito bol.it potete interferire e collaborare all'intervista che il nostro blogger farà al nostro autore. Potete suggerire delle domande. E io non indugio oltre, dico soltanto che ogni volta che scrive un libro diventa un best seller, poi diventa un film che sbanca il botteghino. Ha fatto impennare le vendite di tutti i ferramenta. Per voi, Federico Moccia! Eccoci! Eccolo qua! Federico Moccia! Un uomo che parla il cuore, ma che prende le viscere. Allora, buongiorno a tutti, mi fa piacere di essere qua, soprattutto in compagnia di questi nostri vostri Alessandro amici, e Stefano. Ma anche miei, Alessandro e Stefano, e Gianluca, con il quale seguiremo un percorso e racconteremo anche parte di questo nuovo libro, Dopo tre metri sopra il cielo. Secondo me, l'uomo che non voleva amare ha delle affinità, ha delle cose che in qualche modo lo richiamano. Voi siete molto curiosi e quindi io volevo un po' raccontarvi. Bravo. Noi ti lasciamo nelle mani, okay, nelle forti mani che sanno di tabacco, di Gianluca Neri. Esattamente, noi intanto andiamo nella nostra postazione redazionale dove effettuiamo un live blogging, attraverso il quale possiamo darti delle domande che vengono fatte da casa, dal sito bol.it, per cui interferiremo almeno un paio di volte. Ti lasciamo nelle sapienti mani del blogger. A dopo! Grazie. 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 Allora Federico, intanto, prima di tutto, scusami se ti do del tu, ma ti ringrazio per esserti sottoposto a questa intervista. Non tanti accettano le interviste con i blogger, perché diciamolo, i blogger sono dei rompiballe di prima categoria, a cui in genere non va bene niente. Tu sai che sulla rete hai estimatori tantissimi, ho visto le tue pagine su Facebook, il blog, ma anche tanti detrattori che però in realtà molto spesso non hanno nemmeno letto i tuoi libri. L'ho letto, ieri notte sono arrivato a pagina 419, se non mi sbaglio, e quindi devo dire la verità, sono ancora qui, mi è piaciuto, mi ha tenuto... Beh, è un libro trascinante, travolgente, quindi capisco che potevi fare una brutta fine, però credo che le emozioni, insomma, ci sono tante cose che in questo libro che possono toccare anche le età più diverse, visto che vuole raccontare una storia più matura rispetto a quelle precedenti di Tre metri e di Scusa ma ti chiamo amore. Perché è proprio una curva a gomito rispetto a Tre metri sopra il cielo e gli altri libri. Qui si parla di personaggi molto più cresciuti probabilmente. Beh, io ho voluto raccontare come quest'uomo, l'uomo che non voleva amare, c'è tutta la sua parte della giovinezza, è un uomo pieno di fascino per tutte le giovani ragazze che in quel periodo della scuola, del liceo, potevano frequentarlo, visto che è uno che aveva facilità di dialogo, di corteggiamento, nel sottolineare quelli che possono essere gli aspetti più importanti e più interessanti per i quali una donna in qualche modo si senta attratta e improvvisamente sicura e soprattutto bella in quelle che sono le parole di un ragazzo. Però poi succede qualcosa nella sua vita, nella vita di Tancredi, per cui improvvisamente un grande dolore, un qualcosa che non si capisce se non lungo l'arco del libro, fino a quando lui non incontra e diventa disincantato e cinico nei confronti della vita, fino a quando però non incontra questa Sofia, questa ragazza molto bella che è una pianista, è una donna che improvvisamente ha smesso di suonare. E siccome credo nella forza nell'amore, nella possibilità dei cambiamenti, credo anche che una donna come lei possa in qualche modo rimetterlo in carreggiata, cioè ridargli la possibilità di amare, perché amare vuol dire avere il coraggio del sentimento, avere il coraggio di vivere una storia senza troppi pensieri, ma con quella serenità, quella felicità e quel momento particolare di stare tre metri sopra il cielo.
A proposito di Tancredi, lo dico per chi non l'avesse ancora letto, Tancredi non è un bastardo, è di più, è cattivo veramente, è uno capace di sparare a Bambi sostanzialmente. Allora mi devi togliere, ah no, lo fa proprio a un certo punto, scusami, è vero, mi devi togliere una curiosità. Quanto sei rimasto affascinato da questo personaggio? Allora, a me piace molto perché quando poi ti capita di scrivere di una persona in qualche modo completamente diversa da te, e anche la curiosità purtroppo di quello che a volte leggi sui giornali, no? Nel cercare di capire perché ci può essere tanta violenza, tanta cattiveria in alcune persone. E quindi ho cercato e in qualche modo naturalmente mi ha affascinato questo personaggio proprio perché si è allontanato da quella che sarebbe il naturale svolgimento dei precedenti romanzi, che parlavano comunque di un altro tipo di atteggiamento nei confronti dell'amore. Invece questo è un uomo cinico, è un uomo che vuole rovinare le coppie, è un uomo che odia la felicità, è un uomo appunto che è andato, siccome è molto ricco si può permettere di tutto e di più, e quello che lui raccontava è un episodio particolare dove addirittura siccome ha un Gregorio che è un uomo che organizza tutto per lui, va in alta montagna perché c'è questo sport particolare che con delle balestre al carbonio ti permettono di cacciare questi bellissimi cervi bianchi su queste montagne. Addirittura lui colpisce poi, esagera, esatto, poi esagera. E mi ha affascinato proprio per quello che secondo me è l'inquietudine a volte di questi personaggi. Tante storie raccontano di uomini particolarmente ricchi che però poi sono infelici di fondo. Cioè abbiamo seguito le vicende purtroppo della famiglia, per esempio, di John Elkann e Apple Elkann, no? Cioè una vita così diversa. Tu vedi John Elkann che è uno tutto preciso, vestito bene, un direttore della sua azienda importante, poi vedi un personaggio, il fratello come Apple Elkann, che magari ha preso completamente un'altra strada nella difficoltà però che sicuramente vive. C'è un'inquietudine di fondo che ce l'ha raccontato attraverso i giornali sicuramente in maniera diversa, ma questo non vuol dire che lui non possa essere magari invece migliore del fratello o che non abbia una sensibilità più grande, ed è quello che io un pochino attraverso questo tipo di astrazione, pensando a questi due fratelli, ho cercato di raccontare in L'uomo che non voleva amare. Allora, ieri mi chiedevo, leggendo il tuo libro, e avendo letto anche i precedenti, perché capitò un'estate che mi trovai in un villaggio sperduto, volevo leggere qualcosa, io leggo sempre d'estate, chiesi dove erano i libri e mi indicarono una pila di moccia, c'era la tua opera omnia lì, e quindi ho passato un'estate a leggerli tutti, e mi chiedevo, quando si fa letteratura per tutti, quindi intendo letteratura che vende, si ha ancora l'esigenza oppure la voglia di piacere alla critica oppure chi se ne frega? Perché il mio atteggiamento sarebbe, ma sai che cosa? Chi se ne frega? Ma sai, no, non è vero. A parte che è la mia Tre metri sopra il cielo, Voglia di te, il grande successo di Scamarcio, cinematografo, i film, le ragazze e i ragazzi che sono andati a mettere i lucchetti, insomma tutta questa storia che l'hanno messi addirittura a Torino, l'hanno messi a Milano, a Venezia, ci sono lucchetti dappertutto. Alla Yale ti ha dato una percentuale, no, sulle vendite, no? No, però mi piace molto, anche se ogni tanto racconto questo aneddoto che mi ha fatto molto ridere, che sul mio blog, sul sito, ogni tanto viene Federico Moccia, ma l'altra settimana sono andato con la mia ragazza, ho messo il lucchetto a Ponte Milvio, ho buttato le chiavi nel fiume e una settimana dopo mi ha lasciato, mortacci tua. Che vuol dire, come se lui pensava, aveva messo il lucchetto, questo ormai era la garanzia, gli dava la possibilità di avere una storia che durasse per sempre, a prescindere da come si comportava, dalle attenzioni, pensieri, regali e quant'altro, invece servono ad alimentare l'amore. Ma io credo che con la critica ho sempre avuto un ottimo rapporto, perché per me la critica, così come è sempre stata, mi ha mosso a cercare di migliorare, a fare anzi cose diverse, come questo libro L'uomo che non voleva amare, che nasce appositamente per cercare una scrittura diversa, tant'è vero che ho ricevuto delle considerazioni, delle valutazioni e anche
delle critiche che non erano le solite critiche, perché hanno notato che comunque c'è un passo sicuramente in avanti anche nella ricerca di scrittura. Ma credo che sia un rapporto molto sereno, è anche bello, a volte rido, a volte naturalmente, giustamente mi infastidisco, mi disturbo, a volte prendo il giornale e lo lancio, ma poi penso, dico, beh, forse tutto sommato quando qualcuno dice qualcosa può avere anche ragione. Senti, posso interagire? Certo. Grazie mille, ringrazio il blogger. Come ben sai, perché anche tu hai composto una lista dei tuoi 5 libri del cuore, c'è l'operazione Donable, ovvero sul sito salone.bol.it ognuno può compilare una lista dei suoi 5 libri preferiti e così contribuire a donare 4.800 libri alle scuole italiane. Anche tu sei artefice di tutto questo, addirittura Facebook ha dato, insomma, grande ridondanza alla tua lista. Io ti chiedo, che è una delle tante domande che ci hanno posto coloro che ci stanno seguendo via internet adesso, ti chiedo il perché i tuoi 5 libri della tua lista sono Martin Eden di Jack London, Carne e Sangue di Cunningham, Tenera e la Notte di Fitzgerald, Isole nella Corrente di Hemingway e Le Mille Luci di New York di J. McLerney. Puoi anche non rispondere a tutti, eh? Allora, sono dei libri che in qualche modo mi sono piaciuti, soprattutto in quella che era l'età secondo me più importante e formativa, tra i 14 e i 15 anni, dove la lettura ti permette anche di fare delle considerazioni diverse, di avere un'attenzione, una considerazione da parte tua di aspetti diversi rispetto a come sei abituato a vivere. Martin Eden sicuramente di Jack London, che pochissimi conoscono e che invece secondo me è un libro che dovrebbe andare molto nelle scuole, è la storia di un marinaio che un giorno improvvisamente in una rissa che c'è in un pub nel porto salva un ragazzo. Questo ragazzo, per ricompensarlo, lo porta a casa e mentre sta in questa bellissima villa, in questa campagna eccetera, vede scendere da una scala questa bellissima donna con un vestito largo e la sorella di questo ragazzo, e lui se ne innamora. E Martin Eden per questa donna inizia a cambiare la sua vita, da che era un marinaio desidera invece cambiare, essere quindi un uomo muscoloso, abituato alle grandi navi, alle grandi fatiche che fanno quella muscolatura forte, possente, vera, non fatta di pesi ma fatta di grande fatica. Improvvisamente invece inizia a scrivere, inizia a leggere e cresce culturalmente perché vuole il più possibile stare vicino a questa donna, quindi un marinaio che ha un grande cambiamento per amore. J. McKinney con Le Mille Luci di New York è molto divertente, è la storia della prima grande delusione di questo ragazzo che lavora nel campo dell'editoria e che è innamorato di una donna che improvvisamente lo lascia. Mi ha divertito, mi è piaciuto, credo che purtroppo tra i 16, 17, 18, 19 anni ci possano avere delle delusioni in amore e sono quelle che un pochino di più ti segnano perché era qualcosa nella quale magari credevi, quindi quel libro secondo me è anche stato per me una valutazione, un insegnamento, un punto di vista rispetto a come si può affrontare una delusione. Carne e Sangue di Michael Cunningham secondo me è un capolavoro ed è il modo diverso di amare avendo a volte una famiglia molto chiusa mentalmente com'è la famiglia di questo greco che alla fine scopre di avere un figlio che invece è gay e la madre che fa parte di un antico modo di gestire un certo atteggiamento della famiglia, quindi una famiglia borghese, cambia invece, ci sono questi bellissimi cambiamenti dei personaggi proprio per amore e addirittura questa donna diventa amica di una drag queen, quindi una persona completamente opposta, ma prendono il tè insieme e parlano di tante cose e mi è piaciuto e mi piace molto credere nella possibilità dei cambiamenti. Isole nella Corrente e Tenere la Notte, Francis Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway sono secondo me due grandissimi scrittori. Ernest Hemingway ha sempre detto scrivi di ciò che conosci, grande giornalista e grande scrittore. Isole nella Corrente rappresenta alcuni momenti bellissimi del suo tempo trascorso nelle isole Bimini, dove con i figli ci sono dei momenti, io amo il mare, ma penso che sia anche importante nell'insegnamento, in quello che accade tra genitori e figli, e Tenere la Notte invece è la bellissima storia d'amore che riporta come un grande scrittore come Francis Scott Fitzgerald, che ha vissuto una vita travagliata
per colpa di una situazione che viveva con la moglie, che aveva una fragilità mentale, secondo me è riuscito a trasportare perfettamente in quel capolavoro del libro tutta quella che è la sua grandissima sensibilità romantica. Io non so quanto tempo abbiamo, quando devo smettere voi tirate una Molotov sul palco. Abbiamo ancora un lussuoso quarto d'ora. Ah boh, allora va, io ce ne ho. Lussuoso. Io, qui è arrivata nel frattempo una domanda, io approfitto, te la leggo paro paro. Un amico che si chiama Alessio Bragadini ci scrive: in un mercato industriale che può garantire prodotti di massa, cosa significa per te fare una letteratura che in qualche modo possiamo intendere commerciale? E poi chiede: perché in altri settori dell'industria culturale questo tabù esiste di meno? No, questa seconda domanda io non l'ho capita. No, lui dice: tu sei uno scrittore, traduco. No, quello sì, la seconda parte dice: perché in altri... Perché in altri settori dell'industria culturale questo tabù sembra non esserci, è più... Ma è Alessio, Alessio. Si chiama Alessio saluto Bragadini. Alessio, ti salutiamo, ti ringrazio per queste domande particolari. Ma io credo che un libro, come mi auguro che sia, soprattutto quest'ultimo, L'uomo che non voleva amare, può muovere nei modi più diversi quelle che sono le sensibilità di un lettore. Un libro, a differenza di qualcosa che accade sullo schermo, anche se uno si diverte moltissimo, o anche se vede un film che particolarmente che lo commuove, un libro ti mette in movimento e agisce in maniera più interattiva su quelle che sono i tuoi momenti vissuti, quello che ti immagini, perché ti porta e ti obbliga, leggendo, a lavorare su quello che devi interpretare. Quindi io lo vedo come un aspetto il commerciale, ma poi bisogna vedere cosa singolarmente ogni individuo ha trovato in un libro. Quindi io il mio primo libro l'ho stampato a spese mie, quindi non avevo questa visione di quello che sarebbe potuto essere. Di solito invece vuol dire avere una, quando si parla di dell'aspetto commerciale, c'è una mentalità ben proiettata verso una serie di meccanismi che ti vedono dei risultati, no? E quindi io credo che si possa perfettamente conciliare, purché lasci qualcosa, e questo vale per tutti, anche per i libri più divertenti o apposta quelli che nascono anche dagli spettacoli televisivi. Cioè un libro genera movimento, secondo me, a parte che è bello il booking, il fatto che tu puoi darlo, ne puoi leggere, no? Ma anche quello che ti sviluppa proprio in te come capacità di andare oltre quello che hai trovato, o un'intuizione che improvvisamente leggendo ti può avvenire. È proprio su un argomento che hai toccato, la sanno tutti la storia di Tre metri sopra il cielo, tu l'hai ripubblicato sostanzialmente da solo presso una piccola editrice, poi 10 anni dopo, grazie ai ciclostili che nei licei romani si fanno, Feltrinelli mi sembra ha ripubblicato il libro, che ha avuto grandissimo successo. E quindi ti chiedo, tu consiglieresti a chi vuole scrivere un libro, a chi ha un libro nel cassetto, di utilizzare queste case editrici che ti chiedono dei soldi? Perché molte volte sembrano un po' una truffa. No, la truffa sta secondo me nel fatto che purtroppo a volte non hanno la giusta attenzione e non sono severe, cioè decidono di pubblicare a prescindere da come quello che hai fatto, quello che hai scritto. Secondo me uno deve essere, proprio il giovane scrittore ancora esordiente dovrebbe avere nei suoi confronti stessi una grande capacità critica ed essere severo e ricontrollare o far leggere alle persone a lui vicine, ma comunque gente che legge, piuttosto che arrivare poi a quello del passaggio della pubblicazione, un passaggio successivo. È importante che uno sia convinto di quella storia, che abbia la passione, la voglia di raccontare, ma faticando. Cioè è bella la fatica dello scrivere, è la cosa, secondo me, per quanto mi riguarda, la cosa più bella, però deve nascere da una vera passione, cioè non deve essere una cosa che tu porti, perché sennò se tu porti una cosa tanto per pubblicare, è chiaro che quelli che ti danno dei soldi non hanno niente da perdere, perché li prendono da te e quindi poi pubblicano qualcosa e già guadagnano, quindi lo farebbero comunque. L'ideale sarebbe andare a pubblicare qualcosa di veramente buono, qualcosa che racconta la tua storia, che racconta un tuo dolore, che racconta una tua delusione, che racconta qualcosa che hai visto, qualcosa che vuoi trasmettere. E guarda, la domanda invece è obbligata, perché parlando di blog, di internet, tu quanto usi internet? Lo usi ad esempio per le ricerche dei tuoi libri, per
posti, adesso c'è Google Street View e puoi addirittura descrivere posti in cui non sei stato, o solo per tenere contatti con i lettori? Io quest'ultimo libro, L'uomo che non voleva amare, che parla di musica che io non conoscevo con quella profondità, come è la musica classica di questa pianista e di tutto quello che suona, l'ho cercato, e tant'è vero che nelle ultime pagine ho proprio messo l'elenco di tutti i pezzi che sono andati e che potete ritrovare su YouTube, che vi fanno capire esattamente il momento che loro si vedono, quando c'è questa bellissima scena sul mare e lei si mette al pianoforte, c'è una musica eccetera eccetera, noi sappiamo che è quel pezzo suonato e l'esecuzione è identica a quella che ha fatto un determinato grandissimo pianista, e ho messo proprio la nota che solo grazie a internet. Io credo che internet è proprio per chi scrive, ma anche per chi cerca, per chi ha curiosità, sia una macchina incredibile e utilissima. È chiaro che mi piace però anche moltissimo su Federico Moccia Official, quando arrivano i commenti delle persone che leggono, trovare magari il commento: l'ho letto in due notti, mi è piaciuto un casino a Moccia, però sono rimasto male che è finito così, ma c'è la continuazione, ma come va a finire, ma quando sarà la nuova storia fra Step, Babbi e Gin? Ti prego, non fare la storia fra Step e Babbi, non si devono rimettere insieme? No, si devono rimettere insieme. Insomma, è sempre una discussione che mi piace, però, perché hai una interattività continua, e quindi poi a volte la cosa che mi sorprende è che la ragazza ai 13-14 anni in realtà scrive in maniera profondissima, e ti accorgi solo dopo che magari si firma Chiara 14 anni, che ti aspettavi invece di leggere una ragazza di 20 anni che ha la capacità di usare quei termini. Quindi io credo che internet oltretutto abbia la capacità di sviluppare una possibilità, una potenzialità che aumenta di dialogo, per purtroppo a volte toglie una capacità di dialogare nella realtà di tutti i giorni, e si abituano invece, come tu ben sai, a stare molto sul blog e essere bloggeristi. Ho visto che molte delle lettere che ti scrivono nel tuo blog, che peraltro è frequentatissimo e tu tieni ancora, non sei come Beppe Grillo che ha uno staff, tu rispondi tu. No, a me piace molto rispondere, perché fa parte secondo me è anche quello in qualche modo un lavoro, ma credo che sia dovuto, perché io nasco dal pubblico, io nasco dal popolo, io devo tutto non proprio a loro, ma a quelle che come loro mi hanno scelto a suo tempo. E un'altra cosa, io mi sono un po' documentato su YouTube sulle tue interviste, no? Dovendo venire qua a intervistare, ho visto che tu sei sempre molto serafico, anche davanti alle critiche, anche molto pesante, ne ho vista una pesantissima di Pino Scotto. Tu in realtà sei sempre tranquillissimo, sei sempre stato così da quando hai iniziato a scrivere, o lo sei diventato in seguito? Ma a me dà molto fastidio la stupidità, cioè io trovo che la nostra società di oggi sia una società fortemente maleducata, cioè c'è tanta maleducazione, c'è tanta lo vedi sui treni, lo vedi sugli aerei, lo vedi nella gente, cioè mi dispiace, perché invece sarebbe bello essere cortesi e avere la voglia anche di essere gentili. Credo che siano delle persone che vivono fondamentalmente male, o purtroppo che non sono state sufficientemente educate. Quando mi trovo a discutere di un libro, tutto sommato penso che sia liberissima l'opinione, quindi è assurdo dare contro una persona. C'è quella che magari gli è piaciuto moltissimo e c'è quella che dice: ah, Moccia, no, io non lo leggo, Moccia, figura. Va benissimo, cioè non è che io lo posso obbligare, anche perché la cosa più bella è che nasce dal desiderio di leggere qua. Tu ti prendi un libro perché ti fa piacere leggere, non è che io te lo potrò mai imporre. Mi dispiace quando: ah, no, beh, Moccia non mi piace per niente, figurati, ma se scrive sempre le stesse cose, che hai letto? Niente. Dico: scusa, ma come? Cioè, è assurdo, no? Ma come fai a capire? Poi alla fine: guarda, ho letto il tuo libro, mi devo ricredere, mi è piaciuto moltissimo, io non avrei mai creduto. E quindi mi fa ridere. Infatti io cerco, come hai visto, anche di convincere le persone, dico, perché è brutto esprimere una valutazione, una considerazione nei confronti degli altri se effettivamente non ci si conosce. Come posso dire, solo perché porta quella cosa particolare, cocomeri mi sembra, no? E cioè solo per... sono cocomeri? Cioè solo per quello dici: ah, no, beh, sicuramente deve essere una ragazza svampita. Finisce nel prossimo libro quella... Sì, questa già è nel prossimo... Sì.
secondo me è una valutazione assurda ed è una denuncia di poco intelligenza nei confronti di chi vi dice una cosa o chi decide qualcosa senza sapere. È bello poter rispondere con un'effettiva coscienza, consapevolezza di quello che si dice, anche nelle scelte che fate nei confronti della scuola, nei confronti delle scelte fatte per la scuola, no? Delle leggi che vengono, se uno non le conosce, no? Dice come ogni tanto c'erano quelli che vanno tutti a manifestare, ma che ne so, vanno tutti, no, ma perché lo devi sapere? Cioè ci vuole un minimo di preparazione, cioè è bello discutere, è bello, però bisogna dire perché discutiamo o dobbiamo sapere o cosa non ci sta bene. Da Catania, scusami che ti ho interrotto, da Catania ci stanno seguendo e chiedono a viva voce quando verrai in Sicilia. Spero prestissimo, visto che, meno male che qualche chiletto l'ho perso e quindi temo ogni volta che si mangia talmente bene che come vai a fare una presentazione torni più 2 chili. Spero, no, a parte adesso gli scherzi, spero di venire presto, ho fatto tante cose a Catania, abbiamo anche fatto una bellissima sorpresa con il treno dei desideri come autore televisivo, ho preso una ragazza che c'era tutta questa storia e non so neanche se poi alla fine dopo quella promessa di matrimonio si sono sposati, quindi sto girando per tutta Italia, oggi pomeriggio sarò ad Albenga e presto andrò a Catania. Allora, visto che ti vedo serafico, condenso 2 o 3 domande di quelle un po' più cattive, ma non tantissimo, quelle un po' carine. Allora, uno ha scritto l'altro giorno, ho letto su un giornale che Federico Moccia dice che se leggiamo questo libro e arriviamo alla fine e diciamo che non ci piace, poi lui smette. Puoi dirgli che ho smesso? Questa è la prima, è di uno che... Però io non l'ho letta nella rassegna stampa, questa tua dichiarazione sarebbe un po' azzardata, perché comunque qualcuno lo si trova sempre. È sempre molto divertente trovare delle persone che comunque, almeno in questo caso, hanno una comicità, anzi lo potrei suggerire a quelli che sono gli alti esponenti della comicità nostra televisiva. Se per caso quindi lo volete prendere, prendetelo pure, però io penso che lui ha smesso, se è vero che ha smesso e se mai ha iniziato, vorrei incontrarlo, vorrei saperlo. Certo è che non è, nel senso che questo libro per me è stato un libro importante, è un libro importante, mi piace molto la storia che ho raccontato, mi fa piacere che stia piacendo molto, è un passaggio, sicuramente un passaggio più adulto, visto che dopo 7 anni ho pensato nel 2004 è riuscito a 3 metri sopra il cielo, chi l'ha letto a 14-15 anni, oggi a 21-22 anni, quindi è anche bello dare una storia come quella fra Tancredi e Sofia nell'Uomo che non voleva amare, dove ci sono i sensi di colpa, dove c'è la ricerca della felicità, di una vita autentica, quindi temi un pochino più complessi e più difficili da voler affrontare. Sono sicuro che questo ragazzo scherzava e se poi l'avesse letto veramente gli sarebbe piaciuto moltissimo. C'è un blog in particolare che non so se tu hai mai letto, si chiama Le Malvestite, che prende e ti mira vari personaggi. Le Malvestite sono di una violenza disarmante, perché a volte cedono proprio nei termini, e sono delle finte, immagino, non romantiche. Credo sia una sì, autrice nel plurale che dice, vuol dire che raccoglie un, perché poi ho visto che sono tante, ma raccoglie un'identità di un certo tipo di ragazza che per partito preso si oppone a quello che è tutto quel tipo di romanticismo che si svela e si solidifica attraverso i lucchetti. Sei in buona compagnia, perché uno degli altri obiettivi è Levi, gli altri sono Twilight. Lei usa un neologismo chiamato vecchiettismi per definire quelle frasi dei giovani riportate da qualcuno che crede di saperle. Tu credi che ce ne siano nei tuoi romanzi oppure... Ma io sono molto istintivo, quello che scrivo non è che perché uno vuole mantenersi giovane o essere... cioè io racconto delle storie che penso che siano per tutti, cioè non hanno un'età. Poi il fatto che 3 metri sopra il cielo, che io avevo scritto in realtà per i ventenni come mio target, è stato scelto da ragazze o giovanissime dei 11-12 anni addirittura, mi ha sorpreso, ma perché? Perché io l'avevo scritto negli anni 90, invece è arrivato poi nel 2004. Questi
14 anni che sono passati, bene o male, hanno cambiato una generazione. Oggi ci sono i bambini che già 2-3 anni stanno davanti al computer, muovono il mouse, sanno fare determinate cose e vedono prendono il telefonino e rispondono già da piccoli senza sapere niente. Non so se qualcuno ha i nipotini e cose. Sono assurdi, cioè manco capisco, però vedono che tutti stiamo sempre al telefono e quindi è un altro tipo di generazione. Quello che racconto nei libri è quello che un pochino rubo ascoltando, come dicevi giustamente tu, da questa bellissima sciarpa di angurie, visto che stiamo andando verso l'estate, sicuramente mi rimangono impresse, così se li sento parlare o se leggo sui blog, i blog come il tuo e tutti gli altri contengono automaticamente delle formule grandissime di espressioni, di slang nuovi, ma anche nelle abbreviazioni, in quello che raccontano. È un linguaggio che è in continua evoluzione, sono i neologismi che si creano e si dimenticano e si ricreano, no? È come c'era il tempo dei paninari che avevano iniziato le espressioni allora, le prime diverse espressioni. Senti, per finire una domanda che è 7 anni che voglio farti, così c'è anche la conferma che ti leggo e arrivo fino alla fine. La domanda è su 3 metri sopra il cielo. Tu hai raccontato, l'ho scritto 10 anni prima, poi è arrivato. Io credo di aver beccato una pecca, nel senso che, allora, 3 metri sopra il cielo è ambientato nel 2004, giusto? Almeno nella seconda edizione, quella della Feltrinelli. Però a pagina 261, a un certo punto Step dice: i suoi amati disegni, le tavole di Andrea Pazienza, sono degli originali, li ha rubati in quella redazione di un nuovo giornale chiamato Zut. E Zut, io me lo ricordo perché poi sono andato a lavorare a Cuore, in realtà ha chiuso quasi 10 anni prima del 2004. Questo qui è un pezzo che è rimasto del vecchio libro? Ma no, diciamo che tu Andrea non Pazienza sai... Andrea Pazienza era molto, tu, molto ma, nel sì, 2004. Sì, sì. Tu non sai, a parte che Andrea Pazienza ha rappresentato un grandissimo disegnatore, per chi lo volesse cercare, guardatelo perché era un grandissimo artista e sono particolarmente legato a lui perché mi ha entusiasmato e divertito con i suoi fumetti. Ma detto questo, lo volevo far vivere in 3 metri sopra il cielo attraverso questo piccolo furto e tu non sai che Step, che è talmente oltre, è andato a trovare una vecchia redazione ormai in disuso che quindi si è infilato in un... E se no mi chiedevo quanti cacchio di anni ha sto Step. No, certo. Va bene, e non so se ci sono altre domande dalla rete o se... Io ho una domanda, una riflessione che volevo fare. Secondo me... Io mi metto qua sul blogger. No, io rimango qua sul divano invece. Secondo me è una cosa che ogni tanto non ti perdonano i tuoi critici più acerrimi è che tu affronti la parola amore usando il termine per sempre senza troppo riserbo. Forever. Mentre quando si è adulti l'ultimo pensiero è dire per sempre. Quando finisce. Anzi, quando uno è grande ha il terrore della parola per sempre. Fino a verso 20 anni, 22, 23, per sempre, Lucchetti. Dopodiché, per sempre, non sei... Qual è la tua posizione rispetto al concetto di per sempre? Vorrei sfatare questa cosa perché ho incontrato poco tempo fa a Ponte Milvio, perché io abito a Roma, lì vicino, una coppia di sessantenni che a me aveva appena messo il lucchetto e buttato le chiavi. E ho detto, scusate, ma che bello, da quanti anni? Noi saranno 30 anni che ormai stiamo insieme. E come mai fate questa cosa che buttate le chiavi? Volevo sapere. Boh, che ne so, fanno tutti, siamo venute pure noi. Noi ringraziamo Federico Moccia, grazie di essere stato con noi, di esserti prestato a questa intervista. E grazie al grande Gianluca Neri. Grazie Gianluca. Ricordiamo che qui nello standyball.it è possibile acquistare le copie autografate del tuo libro, L'uomo che non voleva amare, per cui i più fortunati possono addirittura acquistarlo adesso o anche attraverso il sito ball.it. Grazie a tutti, grazie. Grazie anche a chi ci segue da casa, dal computer, dal tablet, dal telefono, dall'iPhone, da tutto. Grazie ancora.